Sport Puglia speciale WISP, quest'oggi siamo alle spalle di uno dei templi del calcio salentino, siamo a Galatina, nell'antistadio del Pipi Specchia, per la stracittadina, il derby tra Mavimed Galatina e Farmacia Vergine Galatina. Siamo col presidente Mangia del Mavimed, presidente giocatore. Come sta andando la partita? Beh, dal punto di vista del risultato direi che sta andando bene perché siamo in vantaggio 1-0. Obiettivamente non stiamo disputando una gara dal punto di vista tecnico all'altezza delle altre prestazioni, però il derby è sempre vissuto in maniera abbastanza sentita da parte di entrambe le squadre, forse un po' di più da parte nostra, però stiamo facendo una dignitosa prestazione, dai. Si tratta di Wisp, però comunque un derby e la cornice di pubblico è importante. Sì, e Wisp amatori sicuramente resta soltanto teorico perché poi tutte le partite diventano una vera battaglia e ripeto, il derby ancora di più lo è perché oltre che calciatori sono pure amici, quindi tutti ci tengono a fare bella figura. E danno il massimo e danno tanto di agonismo nel campo e anche la presenza del pubblico motiva un po' tutti quanti i giocatori, anche noi che siamo fuori, certamente. Ecco, la presenza del pubblico, la presenza della terna arbitrale rende meno amatoriale questa sfida. Ecco, la terna arbitrale è stata fortemente voluta anche da me perché sono sempre delle partite che poi lasciano degli strascichi e per evitare questo ho preferito che ci fosse la riduzione al minimo di tutte quelle conseguenze critiche che possono nascere da decisioni arbitrali. Quindi avere la terna arbitrale garantisce un margine di tranquillità a tutti quanti, anche gli stati d'animo si mantengono sereni ed è giusto che sia così. Poi alla fine amatori sì, ma ripeto, è sempre un derby, quindi viviamolo sotto questa prospettiva. Quindi vuole vincerlo e gli obiettivi di questa Mavimed fino a fine campionato. Di De Cubertiano abbiamo ben poco, ci piace partecipare, ma onestamente ci piace vincere. Gli obiettivi sono quelli dei playoff, ci proponiamo sempre ogni anno di raggiungerli e abbiamo avuto degli ottimi risultati negli anni precedenti. Siamo arrivati sempre a disputarli, tranne lo scorso anno, ma per motivi di classifica Coppa Disciplina, non per motivi di classifica punti. Quindi questo è un obiettivo che ci riproponiamo anche quest'anno e adesso siamo in buona posizione in classifica. Pensiamo a portare a casa questo risultato e poi il resto si vedrà. Anche perché i derby non si giocano, ma si vincono. Assolutamente, si vincono, devono vincersi assolutamente, per trascorrere anche le festività natalizie con un altro spirito. Con il dirigente della Farmacia Vergine, Federico Vergine, mi diceva si parte sempre con l'handicap il derby. Purtroppo sono partite stregate e nuovamente un errore collettivo della difesa nei primi minuti della gara. Stiamo giocando meglio, si è visto sul campo, cercheremo di mostrarlo pure nel secondo tempo, di dare il massimo come al solito. A prescindere da tutto, una cornice di pubblico che non è da partita amatoriale. Il derby per noi non è mai una partita amatoriale, è una bella partita di sano sport. Il livello del calcio WISP non è da campionato amatoriale, scapoli ammogliati, è un'ottima categoria. E si giocano i WISP perché è un gruppo di amici, il presidente, gli altri dirigenti WISP. Sono 21 anni che facciamo il campionato, quindi li conosciamo come fossero fratelli. Veramente un bellissimo spirito e si vede. Ecco, ha toccato un tasto che in effetti va sottolineato. Negli ultimi anni si ha questa tendenza alla crescita del livello del campionato WISP, forse stanno calando i campionati dilettantistici, prima categoria e promozione. Galatina si trova in questo momento in prima categoria, speriamo che torni prima possibile nelle categorie che le competono, però questo campionato WISP prende sempre più corpo. Purtroppo sono i settori giovanili che vanno sempre meno arricchendosi e non forniscono linfa, i ragazzi si allontanano dal calcio. Il calcio è uno sport, se fatto bene, è uno sport pulito, bellissimo e in WISP lo vediamo. Le categorie purtroppo allontanano un poco da questo, quello sicuro. E quindi meno ragazzi a giocare, troppi vincoli per le società e quant'altro. WISP è una grande famiglia, riusciamo ancora a essere uniti e a fare calcio per tutti. E il livello è veramente ottimo. E comunque si vuole vincere, soprattutto Sì, i derby. quello sicuro, quello sicuro.